Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Buongiorno carissimi amici, amici, ben trovati. Vogliamo anche ricordarci di Sant'Anna e San Gioacchino, i genitori della Mamma Celeste e i nonni di Gesù, e invochiamo la loro protezione anche su tutti i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Ricordiamo il Vangelo di sabato, il Vangelo della zizzania, che il nemico semina dove il padrone ha seminato il buon seme. E abbiamo sentito che c'è il tema della pazienza, perché laddove i servi vorrebbero estirpare subito la zizzania, il padrone dice no, perché non si abbia anche a sradicare il grano. E allora questa pazienza ha un significato molto importante, perché da una parte ci dice che il seme buono non teme il male, anzi, nell'ambiente anche sfavorevole, tenendo duro proprio attraverso la pazienza, matura. E è come il crogiolo che serve per provare l'oro. Ecco, attraverso questa prova, poi alla fine emergerà tutto il valore e tutto il frutto del seme buono. Quindi la pazienza e la fiducia nel bene, perché il seme buono, il seme del bene, è il seme di Dio e ha la potenza di Dio. Ecco, forse in ognuno di noi forse c'è qualche cosa che non è ancora tutto buono, quindi bisogna anche dire grazie che non c'è subito l'operazione di estirpare, perché ci permette anche di avere il tempo della conversione per arrivare a far sì che tutto il cuore sia seminato di seme buono. Il Vangelo di oggi continua con altre due parabole, molto semplici, molto brevi. Ecco, che hanno come centro il tema della piccolezza. Il regno di Dio ha sempre degli inizi umili, poco appariscenti, ma dentro di sé c'è tutta la potenza di Dio che permette di arrivare a qualcosa di grandioso, a una trasformazione stupenda, che soprattutto è diretta non per soddisfare se stessi, ma per essere per gli altri, di aiuto agli altri, di beneficio agli altri. Ecco, ascoltiamo dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In Cristo. Questa piccolezza del granello di senape è veramente sorprendente perché è il più piccolo di tutti i semi. Mentre alla fine ciò che verrà fuori è un albero. E dice Gesù, è il più grande delle altre piante dell'orto. Quindi dal più piccolo il più grande. E chi è che sceglierebbe il più piccolo? All'inizio, quando c'è magari una offerta di varie possibilità, chi è che andrebbe a scegliere il più piccolo? Ecco, Gesù ci insegna come scegliere. Il più piccolo. Più piccolo vuol dire come Gesù. Gesù è Dio, ma chi è che potrebbe dire in quest'uomo c'è Dio? In quest'uomo umile, semplice, povero. Qui c'è Dio. Ecco, il regno di Dio si dona a noi non nella potenza, non nella grandezza, ma nella piccolezza, nell'umiltà. Ecco, dobbiamo veramente avere questo sguardo diverso che ci permette di vedere il regno di Dio presente. Magari quante volte è passato sotto i nostri occhi il regno di Dio, ma siccome il nostro cuore cercava cose grandi, non l'ha notato. Ecco, chiediamo a Gesù di donarci uno sguardo che sa vedere la vera grandezza nella piccolezza, che ci aiuti a convertire lo sguardo dal cuore. E poi, quando racconta la parabola del lievito, ecco, dice che il regno dei cieli è simile al lievito. Anche qui il lievito è una cosa che si usa in una misura molto piccola e si mescola, si amalgama con la pasta, con la farina, l'acqua, e mescolando, ecco, si diffonde, si distribuisce in tutta la farina, in tutto l'insieme, in tutta la massa. Ecco, il regno dei cieli è qualcosa che è piccolo, ha la capacità di lasciarsi mescolare, ma una volta mescolato non è che diventi farina, ma rimane lievito. E con la forza del lievito fa crescere tutta quella pasta. Una forza umile, perché chi è che sente questa forza? Chi è che può vedere questa forza agire? Ecco, questa forza nell'umiltà, nel nascondimento, agisce e fa crescere tutta quella pasta. E la cosa stupenda è che quella pasta diventa, grazie al lievito, pane buono da mangiare, che nutre la fame degli uomini. Ecco, è un prodigio, fatto sempre di piccolezza, di semplicità, di forza grande, ma forza anche che non si può notare se non si hanno occhi per vedere. Grande sempre nella piccolezza, proprio come la foresta che cresce. Ecco, chiediamo il dono di essere proprio così, essere anche noi regno di Dio in questa piccolezza, in questo essere lievito di Dio, lievito che porta lo Spirito per far crescere la massa dove Dio ci ha donato di vivere. Ecco, non lamentiamoci che siamo in pochi, perché di lievito non ne occorre molto per far lievitare una grande quantità di farina.
Ecco, allora questo compito meraviglioso che lo Spirito Santo ci aiuti a portarlo avanti sotto le mani di Gesù. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore. Riempilo del tuo amore. Donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore, misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero, perché l'intero mondo possa essere lievitato da te. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione dei santi Gioacchino e Anna vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Ecco, allora, proprio partendo dal fatto che oggi è proprio la festa ufficiale dei nonni, perché c'è San Gioacchino, Sant'Anna. Mi viene in mente proprio quanto può fare un genitore per i figli, ma poi quanto poi viene aiutato proprio dai nonni. E i nonni, diciamo, sono, li vedo, forse perché sono coinvolto, sono nonno anch'io, li vedo proprio come la parte, diciamo, più piccola. Che il nonno non è un genitore, però è una cosa molto importante per una famiglia, per un bambino, perché può dargli quello che da genitore non poteva dare, perché come genitore aveva i doveri e doveva essere un buon padre, una buona madre, ma un nonno, nella sua piccolezza, nel suo modo di essere, riesce a dare a quel bambino, a quel ragazzino, qualcosa come lievito, qualcosa come il chicco di senape. Ecco, fatto questo, mi è venuto in mente questo paragone, perché proprio nelle piccole cose, come dicevamo prima della diretta, c'è un valore enorme. La nostra società ci ha abituato e ci ha abituato noi. E abitua ancora di più i ragazzini di adesso, e per quello sono contento, Leonardo, che sei con noi, perché ascoltando questi pensieri puoi anche comprendere quale abbaglio, quale illusione la società porta alla tua età nel far vedere grandi progetti, grandi discorsi, grandi emendamenti, scoperte scientifiche, e poi sono più importanti quelli che parlano di più, quelli che discutono di più, e magari quelli piccoli, quelli che ogni giorno fanno fatica a fare anche un passo da casa perché hanno problemi di salute o perché hanno difficoltà economiche, e sono lì nascoste. Perché non hanno modo di farsi vedere come quelli che hanno grandi strumenti a portata di mano, ecco, quelli non vengono considerati. E allora
preghiamo perché ragazzi come te, Leonardo, possano capire veramente qual è il valore reale della vita. Alla tua età io non avevo questi insegnamenti che hai tu adesso. Non conoscevo nessuno che poteva dirmi: attento, guarda che c'è una grande distinzione tra il piccolo e il grande quello che si fa vedere, e invece la grande forza del piccolo come il senape, come il chicco di senape e come il lievito. Ecco, allora, se vogliamo metterlo in pratica, in poche parole, questo Vangelo, non stiamo lì a far tante, a dire tanti bei discorsi, ma mettiamolo in pratica andando proprio a diffondere il succo di quello che sta dicendo. Cioè, ai ragazzi andiamo a parlarli, ai genitori andiamo a dirgli: guarda che dobbiamo insegnare ai nostri figli l'importanza del piccolo, l'importanza di colui che ha bisogno. Con questo, buona giornata a tutti. Grazie Claudio. Ecco, Carlo, se vuoi intervenire, forse si è staccata. Allora, Alessandra, vai tu intanto. Sì. Allora, molte volte le persone più piccole, più umili, più semplici, vengono messe da una parte o scartate addirittura da quelli che in qualche modo si sentono più grandi e quindi superiori a loro. Ma il Padre che è nei cieli è sempre andato in cerca delle persone che sono state messe da parte, donando loro la possibilità di crescere ed essere d'aiuto per gli altri. La pianta cresce con i doni dello Spirito Santo, con la luce, la fede, praticamente, la pazienza, la speranza, la costanza, la fortezza, agendo con la carità e avendo misericordia per chi prima l'aveva scartata. Anche il lievito fa aumentare e si integra amorevolmente con la pasta, con la farina. Fa crescere silenziosamente tutti intorno a sé, senza essere notato. Con la fede in Dio e con i doni dello Spirito Santo possiamo iniziare per primi portando amore ai fratelli e poter aumentare così il bene attorno a noi, facendo diventare la pasta pane. Grazie. Grazie Alessandra. E se Carlo c'è, se no Leonardo. Ok, vorrei dire io una cosa. E riguardo a quello che ha detto Gesù, quello che ha detto in modo semplificato e spiegato è che basta qualcosa di piccolissimo per ottenere qualcosa di enorme. Perché cioè, da qualcosa di piccolissimo, perché da qualcosa di piccolissimo. Piccolissimo, tipo una persona piccola, semplice e non come una persona molto ricca e avara. E nel senso, è quello che vuole dire, le persone semplici, non quelle complesse, sempre. Vabbè. Però comunque. Questo ai tempi di Gesù, tipo per riportare un po' ai tempi di Gesù, è come dire che se tu preghi la Madonna, Dio o Gesù, loro faranno qualcosa per te molto meglio se tu fai qualcosa per loro. E riportando questa cosa ai giorni nostri, è che c'era una donna, mi sembra ungherese, che andava in posto continuamente e tutti non l'accettavano, la scartavano. È arrivata in un posto in cui alcuni l'hanno accettata e ha creato il vaccino per il Covid. Con questo io vi voglio dire
che non servono persone bravissime, capacissime, nel senso non solo quelle possono fare tutto. Ogni persona può impegnarsi per fare ogni cosa. Basta solo che ha lo Spirito Santo per riuscire, col coraggio e l'impegno, a riuscire a fare tutto quello che vuole. Ecco, grazie Leonardo. Allora, non vediamo Carlo, però questo tema della piccolezza lo vogliamo anche ricordare, si unisce al Vangelo di ieri, domenica, dove il ragazzino ha offerto i 5 pani e 2 pesci, una cosa piccolissima di fronte alla fame di 5.000 uomini, però quella cosa piccolissima data per amore, ecco, è stata in grado di sfamare tutti e addirittura ne è avanzata. Ecco, quindi questo è il miracolo della piccolezza quando è vissuta ringraziando e donando questa piccolezza per amore. Ecco, grazie. Sì, io ecco, volevo Carlo, dire, sei arrivato, bravo. Sì, no, volevo dire della pianta della senape, che mi è piaciuto tanto come pianta, perché il suo seme è piccolissimo. Quindi il seme sicuramente sarà anche un po' fragile, quindi dobbiamo coltivare bene il terreno, far sì che questo seme possa crescere. Però quando che prende vigore, questa diventa una pianta. Quindi ha una forza incredibile che può cambiare il mondo. Ci sono state tante persone nella nostra società che nella loro piccolezza, nella loro umiltà, hanno fatto delle grandi cose. Prendiamo anche Madre Teresa di Calcutta per fare un esempio. Poi chissà quante ce ne saranno state anche nelle nostre famiglie, le nostre nonne, i nostri genitori che hanno sopportato magari le angherie di mariti. E chissà quante ce ne sono ancora anche adesso, donne che vengono anche uccise. Cioè, voglio dire, ecco, quindi non abbiamo paura della piccolezza, perché le cose piccole appunto fanno le cose grandi. Ecco. Preghiamo affinché che anche noi possiamo crescere piccoli come seme, come umiltà, e possiamo diventare grandi. Ecco. Buona giornata a tutti.